Bentornati sul canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Eccoci qui in un nuovo video, sempre in collaborazione con Cobiz. Vi lascio tutti i riferimenti nelle info box se volete andare a visionare il loro sito. Cobiz ha messo a disposizione per voi un codice sconto che vi lascio qua in sovraimpressione. E si tratta di uno sconto del 3% senza una spesa minima, e vi lascio anche il sito per andare a visionare il loro materiale e in questo video vi farò vedere come ho realizzato questa collana che porto al collo e che adesso vi farò vedere più da vicino con una clip. Si tratta di perline colorate che avevo da parte già da un po', mamma mia, i miei capelli, e poi ho utilizzato questa foglia naturale. Vi lascio subito, non mi perdo in altre chiacchiere, vi lascio subito al tutorial. Ah, non vi ho fatto vedere però, perché nel tutorial realizzeremo sia questa collana ma anche questi splendidi orecchini con le stesse foglie naturali, però in colore rose gold. Questa invece è rosa, sicuramente si vede di più nella clip che vi ho mostrato prima. Io questi qui li trovo meravigliosi, non li indosso perché il colore comunque in fotocamera sembra molto simile, anzi sembra uguale, in realtà no, è proprio completamente diverso e quindi non stanno bene insieme, però li metterò di sicuro questa sera per andare dalla mia fan numero uno, che ormai conoscete tutti, la mia mamma. Alla faccia dei miei amici vado a mangiarmi la pizza, loro sanno a chi mi riferisco. E basta, vi lascio al tutorial, ciao. Ah, se magari volete anche iscrivervi e attivare la campanella, lasciare un commento e mettere un like, fate pure, non mi offendo, ciao. La prima cosa che andiamo a realizzare è un paio di orecchini utilizzando queste foglie. Queste sono foglie naturali placcate, praticamente vengono immerse in un bagno di metallo per renderle più rigide. Sono sempre molto sottili, io le trovo veramente meravigliose. Mi era già capitato di utilizzarle in un'altra forma, sempre di questo colore rose gold, che trovo veramente molto elegante. Quindi andiamo a realizzare veramente in maniera molto semplice un paio di orecchini. Li andrò ad abbinare a queste perle che trovo molto adatte come colore, stanno veramente molto bene. Semplicemente vado innanzitutto a tagliarle. Vedrete che ci vogliono veramente 2 minuti per realizzare questi orecchini. Vado a prendere 2 perle, utilizzo ovviamente dei chiodini di rame perché è il colore, non ho dei chiodini onestamente rose gold, e il rame è il colore che ci si avvicina diciamo di più, anche se è un po' scuro, vabbè, fa niente, ce li facciamo andare bene in questo modo. Quindi vado al solito a inserire il chiodino nella perla, taglio, in questo modo abbiamo realizzato la solita asola. Ok, allora in realtà qua la possiamo anche lasciare aperta perché andiamo semplicemente a infilarci il nostro pendente e chiudiamo. Ci aiutiamo sempre con la pinza a punta piatta per chiudere bene l'asola.
Ok, adesso vado a prendere nel mio set, questo è il mio set che io adoro, perché ci sono tutte le monachelle di tutti i colori. Vado a prendere due monachelle rose gold, queste invece le ho proprio del colore giusto. Tra l'altro questo set ha anche i piripicchi retrostanti. Vado ad aprire l'anellino della monachella e vado a inserire ok. In meno di 5 minuti abbiamo realizzato, io adesso vado a realizzare anche l'altro, ma comunque abbiamo realizzato il primo orecchino. Realizzo l'altro e ci vediamo tra poco. Sì, abbiamo creato degli orecchini eleganti. Adesso invece andiamo a realizzare sempre, diciamo, è della stessa tipologia, sempre foglie naturali placcate di un altro colore. Quasi mi spiace perché io queste qui le adoro, queste invece sono rosa, sono sempre molto belle. Ho voluto provare a cambiare giusto per non fossilizzarmi sullo stesso colore, però adesso pensandoci non mi sarebbe dispiaciuto fare una collana abbinata a questi orecchini, però vabbè, la prossima volta magari riprenderò le foglie di quel colore. Andiamo ad abbinare a queste perle, a questo ciondolo, queste perle tutte colorate, vedete come sono. Andiamo ad utilizzare un filo di nylon, questo vabbè chiaramente non si vedrà molto bene, non è elastico, rimane teso insomma, e per questo tipo di lavorazioni è perfetto. Andiamo semplicemente a creare una sorta di connettore, come al solito, che poi andremo ad agganciare a questa catena argentata roulò. Ma adesso vediamo tutto insieme. Quindi inizio a tagliare un pezzo di filo che vado a piegare a metà. Ok, sono andata a piegarlo a metà e a tagliarlo per ottenerne due della stessa lunghezza. Comincio da una parte a creare un nodino in modo tale che quando vado ad inserire le perle non mi scappino via. Chiaramente il filo è più lungo di quanto mi serva, ma... E inizio a mettere. Allora, andiamo a scegliere un po' i colori. Io volevo mettere vicino questi qua, no, questi due qua. Queste due perle volevo metterle vicine, perché secondo me ci stanno bene, così. E poi, ecco, adesso ci voleva la tavoletta che vi avevo fatto vedere l'altra volta. Poi metterei, no, queste azzurre, una di qua e una di qua. Poi magari queste qua blu, bluette. Vediamo se c'è l'altra, sì, c'è l'altra viola e gialla. No, giallo non mi piace, vediamo marroncino, no, questo, ma sì, o rosso forse, rosso va, facciamo un rosso, ok, così, se non mi convince, che siamo stati sempre su... Mettiamo due arancioni, così. Ci sarebbe stato bene questo, ma non ce n'è un altro, è l'unico. L'avevo usato per qualcosa. Vabbè, niente, questi altri li mettiamo da parte per non confonderci. E semplicemente andiamo ad infilare le varie perle. Una alla volta. In entrambi i fili.
maniera anche questa molto molto semplice. Quindi uno, non so se metterci un distanziatore, no, oggi no, oggi li facciamo così, va? Senza distanziatori, in realtà è la pigrizia, perché non li ho qua dietro e non ho voglia di andarli a prendere. Oddio, sono pessima, veramente. Comunque, infilo tutto, ciondolo compreso, ci vediamo tra poco. Perfetto, una volta che abbiamo inserito tutte le nostre perline, ci troviamo in questa situazione. Adesso semplicemente mi accerto di spingere per bene le perline, tutto quanto, tutto il nostro materiale verso il nodino fatto da questa parte, in modo che non rimangano buchi, e poi vado a creare un nodo dalla parte dove ancora, diciamo, è tutto, i due fili sono separati, ecco. Quindi vado, chiudo, ne faccio un altro per sicurezza. Brava Roberta, non se ne è più capace neanche di fare un nodo. Ok, adesso che abbiamo assicurato, a questo punto, dopo aver fatto il nodo, vado a lasciare giusto un pezzettino di filo, ma proprio pochissimo, perché ci serve solamente per andare a inserire quello che viene chiamato coprinodo. E, anzi, vediamo un attimo se riusciamo. No, così non si riesce. Quindi ne lascio proprio un pezzettino. Ok, vedete? Non so se si vede. È proprio un pezzetto e magari anche fin troppo lungo. Perché noi adesso dobbiamo andare ad inserire questo componente, che è fantastico, questo, che ci permette di chiudere, di incastrare il nostro filo, e allo stesso tempo ci lascia un foro al quale poi andare a collegare la nostra catena. Quindi vediamo che non sia troppo lungo, ma non mi sembra, mi sembra che vada bene. Quindi vado a incastrare dentro e con una pinza mi cade, ovviamente. Rifacciamo, qua ci vuole più che altro un occhio di lince che io non ho più. Ecco, ce l'ho fatta. Adesso vado a fare la stessa cosa da questa parte, in modo tale da creare proprio un collegamento. Ma sì, se magari ve lo faccio vedere giusto, in modo da creare proprio un collegamento come da questa parte. A tra poco. Allora, per la serie non si finisce mai di imparare, ho scoperto che lasciando il filo è più facile poi da inserire, quindi adesso semplicemente vado a tagliare l'eccesso e abbiamo creato il nostro connettore. Allora, adesso, quindi ho fatto un po' di prove, d'altronde lavoro per voi, migliorerò ancora sempre di più. Vado a prendere i nostri anellini, comincio a prenderne due, dopo pensiamo a quelli per la chiusura, e vado a prendere la nostra bellissima, stavo pensando che forse questa qui è, ma no, ci mettiamo l'anellino, e vado a prendere la nostra catena. Allora, vado a tagliarla più o meno a misura, sto un po' abbondante, dopo la regolo per bene. Vado a legarla qui, chiaramente. Ok, sono andata a inserirla e vado a chiudere il nostro anellino.
Ok, faccio la stessa cosa da questa parte. E chiudo anche di qua. Adesso vado a tagliare a metà la nostra catena e la regolo di lunghezza. Perfetto, dopo aver deciso la lunghezza, vado come al solito, prendo due anellini, anzi tre, dico sempre due, poi dopo ne prendo sempre tre perché mi piace chiudere con la doppia, lasciando due anellini, insomma. Allora, ne prendo uno, metto il moschettone chiaramente. E metto gli altri due. Allora, stavolta come terminale voglio cambiare, non metto il cuoricino, voglio mettere, visto che comunque abbiamo tanto colore su questa collana, voglio mettere questa fogliolina di resina. Quindi prendo semplicemente un altro anellino e vado a inserire la nostra chiusura. E anche per oggi è tutto. Voi avrete visto già la collana indossata nella intro del video, quindi anche se qua veramente non è lo sfondo più adatto per farvela vedere, ecco, già così si vede, spicca di più tutto il colore, un po' particolare, però comunque per l'estate va sempre bene, visto che ci stiamo avvicinando alla primavera. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di avervi fatto compagnia e niente, noi ci vediamo al prossimo video creativo. Grazie, ciao!